Carissime amiche e carissimi amici di Rossini TV, bentornati a una nuova puntata del nostro viaggio alla ricerca della salute. Come sempre siamo a Fisioradi che ci ospita in questo percorso. Oggi davvero andremo ad esplorare cosa succede dentro la mente umana. Muovendoci dentro i nuovi spazi di Fisioradi, arriviamo davanti allo studio della dottoressa Micaela Occhielli, psicologa e psicoterapeuta. È una persona di grande esperienza, non a caso vicepresidente della Società Marchigiana di Psicoanalisi Jack Lacan, oltre a essere docente IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Andremo insieme a lei a scoprire come affrontare al meglio un vero e proprio percorso di psicoanalisi per capire di più quello che avviene all'interno della nostra mente. Dottoressa Micaela, quindi Battiato, un grandissimo cantante, un grandissimo poeta, un grandissimo addirittura psicologo per certi versi, che con le sue canzoni ha veramente narrato l'animo dell'uomo, ha molto insistito su una canzone famosa che si intitola La cura. Ma quando è che è davvero opportuno domandare una cura? Allora, ciao Antonio, innanzitutto grazie per questa occasione. Dunque, una cura si domanda quando si ha un sintomo, cioè si entra in analisi, noi diciamo così, dalla porta del sintomo. Che cos'è un sintomo? Molto semplicemente il sintomo è quello che non va. C'è una sofferenza che interroga il soggetto, che lo divide. Lo divide cosa significa? Che gli fa supporre che ci sia qualche cosa da sapere in questo sintomo e che uno specialista come uno psicoterapeuta ne sappia qualcosa. C'è una doppia dimensione del sintomo. Da un lato il sintomo è un messaggio, dunque ha una dimensione di senso, è un messaggio da decifrare. Freud diceva il ritorno del rimosso, cioè di un desiderio sessuale inconscio rimosso, e dunque una soddisfazione di questo desiderio in una forma cifrata, cioè sopportabile per il soggetto. Questa è la dimensione di senso che, diciamo, è toccata e affine allo strumento che la psicoanalisi utilizza, che è la parola, e dunque è interpretabile. Ma il sintomo non è soltanto un segnale, un messaggio che si invia all'altro, ma anche una dimensione di godimento, diciamo noi, cioè di quella soddisfazione cui accennavo prima. Il godimento non va inteso come qualche cosa di gioioso, ma come un insopportabile di cui però non si può fare a meno, che è quello che Freud osservò a un certo punto quando vide che i pazienti, benché si lamentassero del loro sintomo, facevano fatica a rinunciarvi, non lo mollavano, non mollavano la presa. Questa è la ragione per cui diciamo, un lavoro serio richiede del tempo, perché questa dimensione del reale del sintomo è quella più difficilmente toccabile dalla parola, bisogna fare dei lunghi giri. E infatti immagino che la parola sia proprio alla base. Come e cosa cura in realtà la psicoanalisi, proprio andando nel dettaglio? Allora, che cosa cura? La psicoanalisi è un tipo di cura molto particolare, nel senso che non cura il sintomo nella misura in cui lo risolve, lo fa sparire, come nella medicina classica accade, ma cura il sintomo facendolo parlare, perché considera il sintomo non come un'erbaccia da estirpare da un prato, ma come la dimensione più singolare del soggetto. Più propria, cioè in quello di cui un soggetto si lamenta, in quel che c'è di insopportabile in un sintomo, c'è anche la verità, la singolarità, è ciò che rende più proprio ciascuno di noi. È come dire, va insieme al nome proprio il sintomo. Dunque non si tratta di risolverlo velocemente. Lacan diceva che la remissione sintomatica è un effetto in sovrappiù. Certamente che chi domanda una cura punta a stare meglio e questo accade, ma diciamo quello a cui punta una cura analitica è far emergere la dimensione più propria del soggetto, che è quella inconscia del suo desiderio. Dunque come cura? Con la parola e con l'ascolto.
E attraverso e la parola e l'ascolto si declinano all'interno di una relazione fra l'analizzante e l'analista, che è una relazione chiamata di transfert, che è un vero e proprio rapporto d'amore, d'amore per il sapere naturalmente. Lacan diceva: colui a cui io suppongo un sapere lo amo. Dunque chi arriva suppone che l'altro sappia, e questa supposizione di sapere muove qualche cosa della dimensione dell'amore. L'ascolto, diciamo, la regola che l'analista suggerisce, che un terapeuta suggerisce a chi si siede di fronte a lui, è di dire la regola fondamentale e di dire tutto quello che passa per la mente, senza preoccuparsi troppo della forma, del contenuto. Così facendo, quando un soggetto parla, la sua parola lo supera, cioè accade che si dica sempre di più di quel che ci si immagina di dire, quel di più che è dell'ordine dell'inconscio ed è ciò a cui l'analista presta ascolto. La relazione non è fra due io, altrimenti saremmo nella chiacchiera. L'analista presta un ascolto specifico all'inconscio che punta a far emergere, perché l'inconscio è la sede del desiderio rimosso di un soggetto. E quando dico inconscio intendo il sintomo stesso, sogni, lapsus, atti mancati, come quando capita di aprire la porta dello studio con le chiavi di casa, ad esempio, no? Come a dire sono a casa, l'inconscio sta dicendo sono a casa. Ecco, l'analista indica che lì c'è del senso. Dunque la cura con la parola punta a trasformare il reale del sintomo, cioè la dimensione pulsionale che fa soffrire il soggetto, in una dimensione simbolica, che è quella della parola. Cioè che il soggetto cominci a dire sempre meglio. Lacan diceva: un'analisi è dire bene di che cosa si tratta, cos'è la sofferenza che porta. Quindi l'ascolto è veramente una fase eccezionale, importantissima, perché in realtà noi abbiamo due orecchie e una bocca, lo sappiamo, e quindi l'ascolto dovrebbe essere molto superiore al parlato, perché l'A di ascolto è davvero il primo segreto in una relazione. L'ha già detto, dottoressa, è un percorso abbastanza lungo però. Allora, dipende, è come quando si va al supermercato, no? Uno va al supermercato, non necessariamente deve fare la provvista per tutto l'anno, prende quel che gli serve. Dunque, ci sono due porte d'entrata in una cura, due domande differenti. La prima è una domanda di cura, di solito chi arriva domanda una cura, cioè domanda di stare meglio, mi faccia stare meglio. E non sempre questo va insieme al volerne sapere di più. Volerne sapere di più, che è una domanda di analisi, è un altro step. Allora può essere sufficiente fermarsi al tempo della cura. Uno viene per un tempo che è soggettivo, non si può standardizzare, perché quello che rende la psicoanalisi una cura diversa è che la psicoanalisi è orientata da un'etica, non da degli standard. È un ascolto particolare, indirizzato a quel soggetto particolare, all'uno per uno che porta. Non c'è un universale, tant'è che Freud diceva che ogni paziente è come se fosse il primo e lo si ascolta sospendendo quel che si suppone sapere, perché la clinica buca sempre il sapere, ci mette in mezzo la sua particolarità. Dunque è chiaro che chi fa una professione come la mia, chi punta a diventare un analista, fa un percorso di analisi. Un'analisi può durare diversi anni, 10 o più anni. Ma non è necessario fare un'analisi, non è necessario fare gli analisti, dunque il percorso di cura si interrompe o finisce o si conclude anche magari semplicemente quando si sta meglio. È sicuramente una grande soddisfazione dell'analista è quella di vedere poi un risultato vero, un qualcosa che si traspone nella vita della persona. Ecco, qui hai toccato un punto molto interessante, perché Lacan diceva sempre che l'analista è colui che sospende, che tace l'amore. E tacere l'amore è tacere proprio questo, cioè l'analista non domanda niente al paziente, neanche che stia bene. Non vuole il bene del paziente, ma perché non sa qual è, non lo sa prima. Non è detto che quel che è bene per te sia bene per me o per loro. Dunque questo va taciuto, perché siccome tutta la supposizione nevrotica è che l'altro ci domandi qualcosa, se un paziente arriva, incontra e suppone che anche l'analista, e lo suppone sempre, gli domandi di stare bene, quello è un problema. Quindi l'unico desiderio che un analista ha, il desiderio più forte dell'analista, diceva Lacan, è quello di produrre il soggetto dell'inconscio, cioè fare in modo che quel soggetto si riabboni
alla dimensione problematica del suo desiderio e del suo godimento e che dunque nella vita possa saperci fare un po' meglio con quello che è. Cioè il senso, la fine di un'analisi, di una cura, il senso di una cura è che, come dire, noi possiamo dire sono questo e quello che sono non è una gran bellezza, diciamo, ecco perché quando uno arriva dicendo ne voglio sapere di più, siamo sempre un po' sospettosi perché quel che c'è da sapere è il proprio peggio, ragione per cui esistono i sintomi, il sintomo copre il peggio che non vogliamo sapere. Non è necessario andarlo a vedere fino in fondo, come abbiamo detto prima, ma se lo si va a vedere fino in fondo, la scommessa è di amare il proprio peggio. Si può amare il proprio peggio? Sì. Bene, dottoressa, grazie per questi 10 minuti di psicoanalisi a me, quindi adesso mi alzerò da questa intervista chiedendomi chissà cosa ne è uscito. Grazie davvero. Grazie a voi. Micaela. Grazie a voi.